Buonasera a tutte e tutti, amici e amiche. Il bello della diretta mi ha fatto fare un errore che ancora forse voi non avete colto, ma ci ridiamo un po' su. Allora, questa nuova diretta con le discipline del nuovo mondo. Innanzitutto, mi sentite? Ciao Marco, buonasera a tutte e tutti. Questa sera parleremo di un bellissimo argomento e soprattutto con degli amici. Che subito faccio entrare. Buonasera, Giorgia! Ciao, Giorgia è Perché uno sotto l'altro, per cui mi sono accorto dopo, ho detto ma aspetta, ma pensa che ho sbagliato qualcosa, io non l'ho visto, ho messo un'altra anteprima della diretta spassata, però ci piace la diretta, quindi benvenuti Filippo e Francesca, amici del Bosco 2000. ciao Bernardo, ciao, ciao a tutti. Come state innanzitutto? Bene, Benissimo. bene, bene, tutto Ma bene. innanzitutto sono onorato, registi tutti e due, per una volta sono molto contento, quindi grazie. Stasera facciamo parlare Filippo, se no sto sempre dietro la telecamera, stasera c'è lui e io sto in silenzio. Amici del bosco. Allora, da dove partiamo? Da dove partiamo? Vabbè, innanzitutto, buonasera a tutti e tutti. Sento se ci sentono, ci vedono. Andrea, grande. Allora, dove partiamo? Allora, partiamo, amici. Allora, innanzitutto partirei. Allora, ho una domanda. Subito una domanda, perché noi ci siamo conosciuti 2 annetti fa, forse 3. Poi ho visto, appunto, sono venuto da voi al bellissimo Bosco di Ogigia, al vostro luogo fisico. Ora parleremo di un'altra sorpresa alla fine, se non possiamo dire tutto. La domanda è voi, come avete conosciuto questa permacultura? Questa è la domanda che io non so, probabilmente. Allora, tocca iniziare a me? Ci abbiamo due risposte diverse. Allora, è vero, ma era Tocca una buona iniziare per a me iniziare. perché l'ho conosciuta prima io, quindi È andiamo in vero. ordine cronologico. Guarda, lo sai che esattamente non lo so, però mi ricordo una serata in un parco a Roma, sai, queste situazioni carine dove ci si sta seduti nell'erba con tanti amici diversi. Io avevo iniziato a interessarmi alla coltivazione, si parlava di orto sinergico. C'è un mio amico, tuttora insomma siamo amici, che mi ha detto: guarda, tu devi fare proprio un 72 ore di permacultura. L'ho fatto, è stata un'esperienza bellissima. Guarda, una cosa veramente che secondo me la cosa giusta per te. Da quella sera sono passati diversi anni, ma mi è rimasta in testa e appena c'è stato si è aperto uno spiraglio che nel 2015, in un corso proprio a Roma di permacultura, di 72 ore, diciamo, si è creata la condizione perché io potessi partecipare e lì poi è successo il patatrac. Io invece la prima volta che ho sentito la parola permacultura è stato nella redazione di Roma 1 TV dove lavoravamo entrambi e lei un giorno venne tutta entusiasta e contenta a parlare a tutti di sta permacultura e ovviamente nessuno diceva che sei matta, di che sta parlando? E poi dopo anni, nel 2017 ho fatto il 72 ore, il PDC e lì c'è stato proprio un po' una svolta, insomma, anche grazie, soprattutto grazie a lei, però sicuramente abbiamo abbracciato le etiche, i principi e abbiamo capito che il lavoro che stavamo facendo forse non era proprio quello che. Comunque mi ricordo altri colleghi del lavoro di quel tempo mi hanno ridetto a distanza, ma sembravi matta, proprio, perché poi alla fine questa cosa è carina. Però effettivamente stavo pensando che voi effettivamente ci avete tante storie connesse, perché pensavo, voi avete fatto anche un bellissimo cambio vita. Perché io effettivamente mi ricordavo adesso e poi appunto avete fatto no, vabbè. Adesso, magari però è stato interessante anche quell'aspetto lì che effettivamente non pensavo, e tra l'altro adesso anzi ancora più, perché adesso lo racconteremo, però addirittura con una nuova storia, una nuova avventura. Questo effettivamente ci stavo pensando in questo momento. Sì, è stato graduale, però sì, effettivamente sì, c'è stato un cambio vita che secondo me è partito proprio dalla consapevolezza di alcune etiche, alcuni principi e soprattutto che un determinato modo di vivere non era più sostenibile per noi, quindi abbiamo. Perché voi prima vivevate a Roma, giusto? Sì, lui è quello serio comunque, stasera sono quello. Cioè, allora, questa è una di quelle situazioni in cui, cioè il cambio vita, insomma, di cui ci chiedi, una di quelle situazioni in cui tu parti da, cioè, non lo sai quello che succede, sono piccoli passettini, piccole cose, appunto, Aspetta, c'è una sistema un'inquadratura che c'è chiacchierata, qualcosa che. come ti dicevo, con un amico, un'altra cosetta, e sono quei piccoli passettini che poi quando tu rimetti insieme i Dito. puntini a distanza,
dritta, è più dritta. Quando metti i puntini insieme, poi si compone questa figura e diciamo, devo arrivare lì, però in realtà è tutto successo per piccoli passi. È bello, cavolo, no, da Roma adesso appunto vicino Siena, no, vicino Siena, come si chiama? Mannaggia, non mi viene mai. Montepulciano, dove c'è il vino, appunto, con gli ortili, è bello, sta cosa, appunto, anche ai divulgatori, poi sui social, che poi, appunto, non solo permacultura, ma poi ho visto, parleremo anche di tante altre cose sul tema della sostenibilità. In maniera preliminare, per chi non lo sapesse, come, domanda del secolo, state pronti, come definireste la permacultura? Oh, inizi tu, Vai, Fili. Allora, puoi chiedere aiuto da casa al posto di casa. In estrema sintesi, la permacultura è buon senso. Forse questa l'ho sentita da Fabio Pinzi, altri nostri maestri, sicuramente, però in estrema sintesi è proprio quelle pratiche, quelle modalità di vivere che forse erano dei nostri nonni, che era un recuperare quello che era possibile recuperare, non sprecare, raccogliere, autoprodurre il proprio cibo e avere ritmi di vita più sostenibili per se stessi, avere cura di se stessi e degli altri e capire anche l'importanza del tempo e forse capire anche l'importanza delle relazioni che spesso vengono calpestate nella società, diciamo, moderna in cui le persone sono spesso dei numeri che lavorano e devono essere spremute come dei limoni. Quindi diciamo che è proprio un rivedere l'approccio di vita da altri occhi. C'è la nostra amica Eva Eiserich che dice che la permacultura è indossare degli occhiali speciali e inizi a vedere tutto diversamente, non accetti più determinate cose e quindi insomma non è semplice, non è che si fa in un giorno, è stata una cosa graduale. Comunque noi abbiamo continuato a stare un po' a Roma, un po' qua, è stato tutto molto un po' ragionato e nel tempo. E io ti dico, a questo punto ti faccio io la definizione quella più formale, accademica, vabbè, diciamo è un metodo di progettazione di insediamenti umani sostenibili. Ora, cioè, noi esseri umani abitiamo questo paese, questo pianeta, e lo usiamo, nel senso troviamo in questo pianeta, come tutte le altre forme di vita, tutto quello che ci serve. Lippo mi fa le azioni di disturbo. Sono le potature. Abbiamo tutto quello che ci... Quindi in realtà è una chiave fondamentale. Cioè, se noi riusciamo ad abitare il pianeta in maniera sostenibile, abbiamo risolto tutti quei guai che abbiamo. Quindi per me la permacultura è stata un colpo di fulmine, perché ci trovo una sintesi per affrontare tutta una serie di problemi. Filippo faceva accenno appunto anche al tema delle relazioni, cioè nella permacultura c'è tutto, c'è la terra che è la cosa su cui si concentra il Bosco di Giglio, magari sperimentare delle buone pratiche, ma ci sono tanti altri elementi, c'è proprio una visione diversa del mondo, una politica, una capacità di stare insieme, ci sono le relazioni, insomma c'è veramente tanto, complimenti a chi ha fatto questa sintesi, perché poi mi dice Filippo, alla fine è buon senso e non c'era nemmeno bisogno di dargli un nome, però ecco, riuscire a fare una sintesi poi aiuta a divulgare, a coinvolgere sempre più persone, avere degli strumenti un po' più, diciamo, facili da utilizzare per affrontare appunto tante difficoltà, tante criticità del nostro abitare appunto il pianeta. Innanzitutto buonasera Tiziano, buonasera Salvatore, come sempre se ci avete dubbi, domande, voi ponete sui commenti, addirittura da Vienna, siamo international. Allora, una cosa che non vi aspettate, io ho anche delle foto, ho preparato delle foto e la domanda che mentre vi pongo è, ma voi come l'applicate nella vostra quotidianità la permacultura? Bella domanda. Oh. Io la metto un po' in tutto, perché è proprio un modo di ragionare ormai che applico alle cose. Quando faccio qualcosa, no, la permacultura ti insegna a svolgere più funzioni, no? Qualsiasi azione che tu faccia la devi fare svolgendo più funzioni. Quindi io quando esco di casa mi prendo, allora Filippo prenditi lui prende l'acqua, io prendo il cestino per la raccolta. Quando usciamo di casa abbiamo già pianificato tutto il percorso che faremo, no? È una cosa che la permacultura insegna semplicemente, no? Metti intorno casa gli elementi che ti servono e poi fai le azioni in modo da non fare mille volte la stessa strada, mettere le cose più comode. Noi questo lo facciamo proprio
in tutte le cose quotidiane. Sì, c'è veramente... un esempio concreto di come applichiamo la permacultura anche legato al nostro progetto di comunicazione, no? Legato ai video che facciamo. Cioè noi produciamo il nostro cibo, allo stesso tempo stiamo lavorando nel campo, quindi facendo un'operazione utile per produrre il nostro cibo, prendendoci cura della terra, lo documentiamo, quindi è una cosa che facciamo anche, in quel momento facciamo anche delle riprese, e lo raccontiamo, quindi lo divulghiamo. E spesso lo facciamo con altre persone. E lo facciamo con altre persone, stiamo bene. E quindi facciamo una cosa, 3-4 funzioni. Questo, diciamo, forse è un esempio pratico di permacultura e di buonsenso, no? E poi comunque stiamo producendo il cibo che per noi, che ci fa star bene, e capiamo anche la differenza rispetto a quello che mangiavamo in città. Cioè lei ritorna alla campagna perché lei è di qua. Però io che ho vissuto sempre in città mi sono subito reso conto della differenza. Io ho sempre portato grandi valigie di cose da mangiare dalla Toscana. Io invece adesso non voglio più andare a Roma, sono fisso qui. E infatti la domanda che penso, no, uno, la permacultura ad esempio, io l'associavo, poi grazie anche a voi che mi avete aiutato, l'associavo all'agricoltura. Cioè io associavo all'orto, sì, perché... agricoltura, cioè... Fine, sì, cioè... posso dire qual è il... perché praticamente la permacultura c'è una delle tre etiche, la cura della terra. Nei corsi si è insegnato sempre nei primi anni l'orto sinergico, cioè nei corsi di permacultura la cura della terra era come fare l'orto sinergico, quindi molti confondono permacultura con orto sinergico. L'orto sinergico è una tecnica di coltivazione, la permacultura è un approccio, è un sistema di progettazione che si può applicare a tutto, anche a, non so, un'azienda, una casa e quindi alla costruzione, sì, di vita. Diciamo comunque più in generale, appunto, la cura della terra è quella che appunto nel fare le cose pratiche si applicava di più. E c'è anche tutto il tema della bioedilizia, però, che per esempio che è molto interessante, tutta la permacultura avendo a che fare con l'abitare ha tutto il grandissimo tema della bioedilizia, oltre a quello delle relazioni. Però appunto sì, è un fattore storico, insomma, all'esterno è, come diceva Filippo, è la cosa che veniva più associata era appunto il fatto di coltivare con delle tecniche un po' originali. Questo è un po' anche un peccato che è rimasto, è un peccato originale della permacultura, perché adesso si associa magari la permacultura a sistemi che non funzionano, cioè si sente dire in maniera sommaria, per chi non la conosce naturalmente per niente o comunque conosce sistemi tradizionali, semplicemente ti dicono: ma per la permacultura non funziona, per produrre poco non ci sfamerassi il mondo, e quindi insomma ancora questo è un po' uno stigma che c'è, non so se solo in Italia, probabilmente in Italia di più, in altri paesi molto meno, ci sono paesi insomma dove la permacultura è una cosa seria, insomma si studia all'università eccetera. E quindi voi cosa fate? Nel senso, appunto, voi ci dicevate appunto che coltivate per voi, cioè quanti ettari adesso ci avete? Così introduciamo un tema in maniera lieve. No, allora non siamo sugli ettari, diciamo. Quasi, dai. No, vabbè, però non abbiamo ettari di terra, abbiamo un primo... Al momento, al momento. Abbiamo un primo nucleo. Di terra, parlo appunto di un bosco di ogiva che tutti conoscono, che è 2000, cioè un quarto di ettaro, 2500, esatto. 600. E poi c'è questa novità che avrei visto, insomma, che abbiamo appena... Eccola qua, hai mostrato la foto prima, esatto. Eccola qua, wow. Abbiamo appena fatto questo passo importante di prendere un altro pezzetto di terra, ma anche queste sono circa 6.000 metri, quindi la somma non fa ancora un ettaro, però credo che ci basti, non credo che... perché in realtà dalla terra si può ricavare tantissimo, tanti ettari servono quando si devono utilizzare grandi trattori, quando invece si vuole ottimizzare tutte le possibilità, le potenzialità di un terreno, si può far sì che la terra si rigeneri, quindi si mettono tante cose perché le piante tra di loro si aiutano e aiutano il suolo, a quel punto diciamo queste estensioni sono già estensioni importanti. Certo. Sì. Poi la cosa bella di questo terreno è che è veramente un foglio bianco da progettare, quindi possiamo proprio far vedere anche con il nostro canale YouTube, i nostri canali, cosa fare da un terreno dall'inizio, no? Quindi tutta la parte di osservazione che è fondamentale anche in permacultura, prima di fare qualsiasi azione, osservare, fare una serie di analisi, fare una serie di studi, addirittura si dice che prima di fare qualsiasi cosa bisognerebbe aspettare un anno, vedere nell'anno
tutte le stagioni, le piogge, le siccità, quali sono le criticità del terreno, e quindi sicuramente è super didattico, in primis per noi, perché non si impariamo. Ricominciamo poi... da capo, esatto. Un po' più di esperienza, quindi cerchiamo di fare meglio. Magari con l'aiuto un po' della comunità, cioè abbiamo anche chiesto un aiuto, a parte il nome, che è una cosa comunque bella, ma anche un aiuto se hanno persone, lo ribadiamo, persone che vogliono portare le api, persone che dicono voglio fare la coltivazione di funghi, perché proviamo a farla. Noi mettiamo tutte in studio, cioè le studiamo tutte queste proposte, le mettiamo a sistema e poi faremo un progetto ricontattando eventualmente le persone e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di condiviso anche. E quindi infatti questa è la domanda che quindi un po' mi ha risposto, quindi adesso qual è l'obiettivo di questo appunto nuovo spazio? Dobbiamo fare il sogno, questo dobbiamo definire il sogno, però sì, è esattamente questo. Allora, guarda, la cosa che ci interessa tantissimo è lanciare un messaggio anche, diciamo, visivo. Sulle immagini che ci hai mostrato si vede intorno tantissimi vigneti, colture tradizionali, perché tante belle anche caratteristiche del territorio della Toscana, non le voglio criticare a priori, anche se appunto questo tipo di agricoltura a me preoccupa sempre, perché ha di solito ha un impatto anche chimico, diciamo, sull'ambiente circostante. E, però appunto mostrare, mettere per la prima volta in pratica, e quindi mostrare che un altro paesaggio è possibile. Noi ci siamo inseriti in un territorio anche più sofferente di questa parte dove siamo noi, perché la Val di Chiana è stata sfruttata negli anni in maniera molto, molto intensa, con colture pesanti come il tabacco, il mais. Se tu vai, c'è un suolo veramente esausto, e in una che era una valle fertile. Quindi vediamo un po' se proponendo un metodo diverso troviamo un po' la chiave che magari altri poi potranno portare avanti. Naturalmente la nostra piccola valle è un esempio, poi tutto questo lo si può, speriamo che venga, diciamo, sperimentato in tutte le sue variabili, poi, un po' in giro. No, poi verrà Bernardo a fare la forcavanga, tutte le lavorazioni. Io ho un talento che non condivido, perché sennò ma voi quando avete bisogno di spostare gatti sapete che c'è Zoe. Se aiuti, io ci sono. Sì, lo raccontiamo questo piccolo aneddoto, no? Lascia stare, perché tanto poi dopo faccio più una. ma quindi l'idea sarebbe proprio fare tipo dei video, questo sono curioso io, tipo dei video di aggiornamento. Esatto. Per esempio adesso facciamo un piccolo spoiler, lì ci sono tre filari di vite storica, molto antica, sono filari a 10 metri di distanza l'un dall'altro, era un vecchio metodo di come facevano, appunto, coltivavano la vite, ci sono anche alberi da frutto nel filari, e vorremmo appunto potarla, riformarla, e lo faremo con appunto una persona esperta, che sono amici, insomma, che spesso si vedono nei video, Cristiano Gallinella, Eva Eisenreich, Carlo Cappelletti, insomma, tanti altri amici del bosco, e quindi questo sarà probabilmente il primo intervento, che comunque uno prende un terreno, c'è una vigna vecchia, antica, così che faccio? Allora spieghiamo appunto cosa fare per poter così ricoltivare la vite. Bello. Questo è il primo intervento che pensiamo di fare. Bello, quindi Figa non lo fa, ma lo faranno tutti. Tutti a seguire il bosco di Vigia, perché questo è bellissimo, perché anche molto no. Io che magari ho lo stesso problema, mi fate vedere anche nella pratica, come... Sì. Poi faremo l'analisi del suolo. Guarda, una parola molto importante in permacultura è paesaggio, perché cioè, la coltivazione è innanzitutto paesaggio, e il paesaggio ha molto, cioè la bellezza del paesaggio ha molto a che fare anche con l'efficacia, l'efficienza, la buona agricoltura. Noi abbiamo perso tantissimi dei nostri paesaggi, e quindi quello per esempio che è un po' un'archeologia del paesaggio, no? Una volta i campi erano larghi, non troppo larghi, tanto che bastava perché il bue che spingeva l'aratro potesse, diciamo, non stancarsi troppo nel campo, e poi c'erano tutti i fossi, l'importanza di un fosso tra un campo e l'altro per il drenaggio dell'acqua, insomma c'è tutta una capacità di gestione del territorio e di creazione del paesaggio bello che ci piacerebbe recuperare. Per questo insomma la permacultura va tanto a guardare nel passato, e lo fa con strumenti nuovi, non è torniamo indietro, mi raccomando, non fraintendetemi, si va avanti, ma si cerca di recuperare quello che è buono, che a volte nell'andare avanti si buttano via delle cose buone, quindi tutto quello che è buono ce lo recuperiamo. Comunque non lasciamo niente, come dire,
cioè riguardo al nuovo terreno, non, probabilmente lì non ci faremo l'orto, perché l'orto principale è il bosco di Ogigia, lì faremo un tipo di coltivazione, probabilmente un'agroforestazione che sarà meno energivora, però non diamo niente ancora, non sappiamo, dobbiamo fare tutta la progettazione, appunto la faremo insieme, cercheremo di farla anche vedere un po'. Bello. Beh, infatti una delle cose che ad esempio porto dietro quando sono venuto da voi nel vostro spazio era la sperimentazione. Questo mi ricordo che c'era, era pieno di piccoli luoghi in cui era tipo il laboratorio o laboratorio, quello me lo porto veramente dietro. Cioè, c'era l'acqua ponica. E già le cose ho detto, ma che bello, questa è una cosa, perché uno, anche io da ignorante, 5-6 anni fa associavo, come dire, l'agricoltura, c'è un tipo di agricoltura e c'è quella. Vede, poi c'è un mondo vastissimo. Sì, ci sono tante tecniche e poi ogni tecnica ha mille varianti e variabili diverse, perché non ci sarà mai un orto uguale all'altro, perché non c'è un terreno uguale all'altro, non ci sono piante uguali, è tutto diverso, quindi è ogni cosa. E quindi è bello anche sperimentare varie tecniche e poi magari trovare una sintesi e coltivare nel modo in cui siamo riusciti a capire che funziona meglio per noi, per tante ragioni, sia per come è il territorio, ma anche per come siamo noi. Molto importante non pensare, io questa cosa non la so fare perché magari mi immagino una tecnica troppo faticosa. C'è sempre una possibilità più leggera per noi, oppure al contrario ci interessa un altro tipo, non possiamo fare cose manuali, troveremo un modo più tecnico, più meccanizzato, ma leggero, perché sia comunque compatibile con un'attenzione alla terra, come diciamo la permacultura ha la sua base. Secondo me la cosa più affascinante è vedere che il terreno migliora, cioè tu stai coltivando il tuo cibo, però vedi che lì c'è più vita, vedi che arrivano gli insetti, vedi che arrivano gli animali selvatici, vedi che il suolo non è più secco, non è più senza vita, ma inizia a diventare marrone, nero, e quindi questo ti dà energia, insomma, dice, cavolo, stiamo migliorando il terreno, stiamo portando vita, e questo ci porta vita anche a noi, cioè la vita porta la vita, e sulle tecniche poi ognuno adatta la sua, no? E quindi la cosa bella è che ognuno c'ha, poi riesce a fare l'orto appunto come gli viene meglio, perché poi alla fine è un sistema super complesso, ci sono talmente tante variabili che non c'è un metodo. Qua c'è una cosa interessante, anche per me inizio, molto interessante, non immaginavo che nel tempo il terreno ha perso tanta fertilità, e quella cosa che non mi aspettavo anch'io, appunto, ad esempio quando sono venuto da voi o anche da viaggio, vedo che il terreno, c'è una cura, cioè il IEM, c'è chi utilizza IEM, il biochar, N cose proprio che è la base, uno non ci pensa, nemmeno io ci pensavo di come in qualche modo uno pensa, no, all'acqua, scarsità di acqua, altre N cose, anch'io, quando il terreno probabilmente è la base. No, invece il terreno è la chiave anche per problemi tipo l'erosione, le alluvioni, tante cose derivano dal suolo, però la situazione del suolo è veramente drammatica. Ora io non sono brava mai, non mi ricordo mai i numeri, ma a livello mondiale abbiamo perso non solo proprio territori che prima erano coltivabili e ora non lo sono più, ma anche quelli attualmente coltivati prima avevano una fertilità, una presenza di materia organica magari con percentuali del 7-8%, che sono terreni fantastici. Oggi siamo con il 3%, ancora un suolo si coltiva, quando arrivi al 2, all'1 di materia organica invece sei in una situazione veramente critica. E noi in Italia abbiamo, non so, la pianura padana, che era la valle più fertile d'Europa, l'abbiamo ridotta a uno stato predesertico, e questo però vale in Italia, vale fuori, cioè proprio i suoli hanno subito la più grande aggressione. Allora, tutto questo ha molto a che vedere anche con il problema della CO2, no? Si dice che c'è troppa CO2 nel suolo. La CO2 è una base, il carbonio è la base della vita, e quindi di tutto quello che sta sopra, sotto e in mezzo alla terra cattura carbonio. Noi con questo impoverimento stiamo mettendo in aria, quindi non è solo una questione di combustibili fossili. Comunque la fertilità è la base per far crescere bene tutte le piante, quindi non è una questione di base, non è una questione di rimedi, pesticidi più o meno forti, più o meno naturali, è la salute del suolo che dà salute alle piante, quindi se non recuperiamo quella siamo nei guai. Per questo senti dire, insomma, quando va in giro tutti quelli che hanno voglia di
fare qualcosa di buono per la terra partono da una coltivazione innanzitutto della terra prima che degli ortaggi, restituendo uno dei suoi elementi base, che è appunto la microbiologia, perché sono tanti preparati a base di nutrienti, e la microbiologia che ha il compito poi di elaborare la materia organica, no? La parte minerale l'abbiamo sì, anche quella dilavata con tanti problemi di erosione, ma insomma quella ancora diciamo di base ce la possiamo avere in tanti luoghi, ma materia organica e vita che la elabora sono la parte più carente, e quindi quella è la base proprio di tutto. Sì. La cosa che abbiamo visto è che manca un po' di consapevolezza anche nel mondo politico su questo, cioè non si pensa neanche che il suolo è un organismo vivo che ci può dare servizi ecosistemici, appunto stoccaggio di carbonio. Guarda, basta fare una cosa semplice: se tu ti metti a vagliare il compost, cioè a filtrare tutta la materia organica che tu hai buttato lì, scarti secchi, umidi, l'alimentare, vedi che lì c'è, a occhio nudo ti rendi conto che ce ne sono migliaia di esseri diversi. Ecco, ce ne saranno altri 10 milioni che non si vedono, e quello poi comunque è la formazione appunto del suolo. La vita, cioè il suolo dovrebbe essere tutto un brulicare, dovrebbe essere tutto un compost, certo. Tutto un brulicare di queste sostanze. Comunque la consapevolezza politica, Filippo adesso dice no, magari il politico... A parole ormai lo si sente dire anche in molti ambienti politici, però quando un messaggio è solo fatto di parole non arriva, ora, senza stare a criticare i politici, ma anche a noi non ci arriva fino in fondo, questo finché non lo tocchiamo. Per questo noi diciamo sempre, cerchiamo di dare questo esempio, che anche proprio nel piccolo, nel tuo balcone puoi fare il tuo compost, puoi fare la tua piccola coltivazione, perché è un'acquisizione di consapevolezza, questo aprire gli occhi, che dicevamo prima, no? Indossi gli occhiali per cultura, ma insomma indossi gli occhiali della consapevolezza rispetto al funzionamento delle cose naturali. Che dicono in chat? Si annoiano, siamo troppo seri. Wow, sono bellissime domande, ma non me lo fa finire, sono bellissime domande. C'è un esempio, uno degli amici degli eremiti che saluto, ciao amici, che dicono proprio sul terreno: non basta il letame per far vivere un terreno? Questo ci sta studiando Francesca, adesso risponde. Allora, guarda, il letame è sicuramente un elemento importantissimo, però per esempio se tu fai arrivare del letame in un terreno fortemente degradato, lo porti da fuori e quindi arriva una quantità di letame grande in un suolo che non ha la vita di cui parlavamo, quel suolo farà una gran fatica a elaborare tutto quel materiale. Quindi all'inizio potreste avere più problemi che soluzioni. Quando invece la vita va veloce, poi tutti i processi sono velocissimi, ci puoi mettere tutto il letame che vuoi, tutta la materia che vuoi, però è un processo graduale. Infatti noi a volte... anche il compost, no? Ne produciamo abbastanza adesso, ma cerchiamo sempre di limitare la quantità che aggiungiamo, perché dobbiamo dare il tempo alla terra di imparare a fare diciamo amicizia anche con tutta quella materia e quella vita, diciamo. È un processo graduale. Si sente bene, perché c'è un commento, c'è un problema di audio. Io poi no, secondo me è ok, perché poi appunto quando posso domani naturalmente se sei a posto. Ma per me queste conversazioni sono anche interessanti, perché ecco, poi ci risentiamo una volta ogni tot, quindi una delle domande è: quindi prossimi progetti, questo sono curioso io. Possiamo svelare, possiamo dire che ieri ci siamo proprio sentiti con Wateki, che si occupa di riconoscimento di erbe spontanee, verrà al Bosco di Oggigi a fare un corso, dunque l'abbiamo detto il 9 marzo, insomma, dal vivo faremo una giornata di riconoscimento di erbe più la visita al Bosco di Oggigia, e poi questa è un'anticipazione, poi comunicheremo tramite breaking news. Qui abbiamo news e poi focus sul nuovo terreno, perché c'è tutto appunto questo lavoro di progettazione, di raccolta dati e anche di invitare amici che ci danno appunto una mano anche nel appunto nel capire il paesaggio come era prima e cercare di studiare bene il tutto. Certo. Infatti una delle cose fighe che più appunto mi piace del vostro anche modo di divulgare è il fatto che appunto non vi focalizzate solo sull'aspetto diciamo prettamente agricolo, ad esempio abbiamo come amico in comune chiaramente Alessandro Ronca del PER, ma ad esempio uno dei temi che penso più appassionato l'ultimo anno è questa cosa qui. Perché comunque riguarda sempre un po' l'autocostruzione, non so, farsi le cose da solo. La domanda infatti stavo prima è: perché avete scelto in qualche modo anche di
aprirvi, no, a tematiche affini, certo. No? Secondo me è una scelta anche allora, tema cultura. Guarda, il tema del riscaldamento, secondo me, è molto importante. Adesso, anche lì, sempre parlando di questioni politiche più generali, sembra che si vada verso rischiamo l'abolizione, no, delle stufe. Diciamo che magari alla fine metti qualcosa che apparentemente è più pulito, perché magari fai tutto elettrico, solare, eccetera, ma insomma prima di arrivare ad avere un'autonomia da quel punto di vista non è semplice. Avere invece un sistema che utilizza una biomassa di scarto, ok? Quindi non andiamo a buttare giù i boschi, ma magari utilizziamo le potature, le foglie secche e insomma altri materiali. Biomassa di insomma un po' meno pregiata, e la ne usiamo il minimo possibile e otteniamo il riscaldamento, siamo anche indipendenti rispetto a dei flussi di prezzo impazziti o di altri meccanismi che poi addirittura portano alle guerre, cioè non è male, no? come ragionamento, vale la pena provarci. E quindi noi siamo riconoscenti ad Axel che ha fatto questo suo percorso di vita e lo sta condividendo con tante persone, quindi ecco, speriamo più avanti di sapere come stanno le stufe che sono nate la cosa bella di Axel è il suo approccio un po' olistico, nel senso lui fa un discorso anche abbastanza più ampio, non è solo costruisci la tua stufa, ma impara i principi che ci sono dietro e usa la tua creatività per creare un'opera, un'opera utile, un oggetto utile che è frutto della tua creatività, quindi c'è molto del personale. Infatti abbiamo fatto con lui anche un videocorso, il concetto è, non è che ti diciamo devi costruirti la stufa, fai il mattoncino, cioè c'è tutto un discorso ampio, poi tu lo recepisci e poi dopo lo fai tuo e allora sei in grado un po' di tirar fuori la creatività, però ci devi mettere del tuo. Quindi questo a me è piaciuto perché è un po' un concetto un po' montessoriano, se vuoi, di come studiare. Poi emergono delle domande interessanti che vi porgo, anche perché io non ne so una niente. Vai. Barbara parla di elicocultura, che io non so cosa sia, quindi guarda, cosa okay, dai, io non ne penso niente, perché okay. Non so nemmeno cosa sia, quindi con okay. Noi quindi ce okay. Posso Barbara, effettivamente noi l'elettrocultura in tutte le nostre sperimentazioni non l'abbiamo ancora sperimentata. Ultimamente ci hanno scritto in tanti, tra l'altro dobbiamo ancora rispondere a un'email importante. Sì. Scusate se qualcuno ci segue, che ci scrivono, ci arrivano messaggi e poi ci mettiamo qualche giorno a rispondere. Noi siamo aperti a provare anche questo metodo, insomma, quindi magari riusciremo a portarla avanti anche questo tipo di sperimentazione. Poi come per la permacultura, sì, assolutamente, perché la permacultura, appunto, dicevamo, integra, è un sistema, un metodo, quindi integra tutto ciò che può funzionare. Quindi se vediamo che l'elettrocultura si può inserire nel sistema, ci proviamo, vediamo che succede. Quindi perché no? Anche il trattore. Non la conosciamo. Che cos'è? Scusate, come funziona? Io proprio l'elettrocultura? Diciamo che è un... ora adesso chi la conosce abbia pietà di me, perché non l'ho sperimentata e ho letto due righe, non ho letto i due righe in croce sull'argomento. Non ho letto libri, non ho approfondito, quindi sono impreparata. Però sono dei sistemi che vanno a potenziare le energie che sono presenti in natura, quindi magari si va a inserire nel campo delle spirali fatte con metalli particolari, qualcosa che concentri l'energia, e ci raccontano che insomma... ci sono effetti positivi sia sulla crescita che sulla difesa, per esempio, dai parassiti, cose del genere. Poi forse è ancora di più di quello che dico, però insomma, ecco. Ad esempio, Remedio, sono andato a Remedio recentemente, se non conoscete dovete andare, tra l'altro, oli essenziali, erbe. Esatto, ma fanno loro bioenergetica, io come me l'hai spiegata fai la stessa cosa. Quello è un posto altro, magari diversa, però come guardano i calendari lunari, mettono dell'energia sull'acqua, eccetera, sul terreno, seguendo alcuni, diciamo, parametri appunto su questo tematiche qui, e appunto per, diciamo, creare una cultura ancora. Tra l'altro te lo consiglio, anche in termini agricoli loro sono molto... Dobbiamo andare da loro e anche da
si chiama la contadina, che ci ha detto, ce l'ha detto l'ultima volta che ci siamo sentiti. Esatto. Mamma mia, ci vediamo e ci consigliamo a vicenda, questo è molto bello. Sì, secondo me abbiamo fatto anche contenuti che si incrociano, ma va bene perché... Ma è bello! Perfetto, è anche perché la qualità vostra è molto migliore della mia. Che sto no, è un altro taglio. Video. Non è migliore. Fate tutti un Filippo per fare video. Eh no, ognuno c'ha i suoi pregi, io ho altri pregi, tu c'hai i tuoi. Tu c'hai la sigla più bella di YouTube, quindi... Ancora non l'avevamo fatta, quindi... Allora, poi abbiamo un'altra domanda molto interessante. In un mondo! Dai, non so. Ho visto qualcuno scaldare l'acqua grazie al compost che fermenta. Allora... Sì. Addirittura! Sì, ci si fanno cose meravigliose. Allora, ci puoi anche riscaldare casa, a seconda delle masse che hai. Ma se tu fai una bella concimaia, no? Come sei le concimaie contadine, quindi hai una bella massa di letame con paglia, fieno, e ne fai una grande massa, lì il processo di fermentazione può andare avanti per molti mesi, quindi... crei questo impianto che veramente ti scalda l'acqua di casa per parecchi mesi. E l'ho visto applicato al PER che hai citato, invece anche con il cippato, perché anche appunto una massa, diciamo vegetale in quel caso, di materiale legnoso tritata, si innesca anche in quel caso, quando c'è il giusto mix di aria e umidità, si innesca un meccanismo di fermentazione. E quello, anche quello, quell'acqua la puoi utilizzare non solo come acqua sanitaria, ma proprio per il sistema di riscaldamento di casa. Quindi sono sistemi assolutamente che funzionano. Poi vabbè, ci sono degli aspetti legali, sicuramente non tutto si può fare ancora. Perché mi disturbi? No, l'abbiamo visto noi funzionante a Tullaru, che è un'azienda agricola che ti consiglio. Non lo dovevi dire perché c'è, a lui ci ruba le video. No, non lo dovevi dire perché quello che stavo dicendo è che... Scusa, sono grandi. No, capisci? Allora lui non arriva a capire questa cosa, che... Siamo sul filo, purtroppo, della legalità e dell'illegalità in certe cose, ok? Quindi ci sono questi sistemi, ci sono, funzionano, le puoi utilizzare in un determinato modo. Quindi chi le applica, non è detto, ora non è il caso, poi era una cosa vecchissima, se vai Tullaru non ci sarà più. Però... oppure tutto così, c'è solo quello. Sì, però non si fanno. C'è solo un impianto, sono spariti tutti, però rimane. Si deve, no, cioè, in realtà no, infatti non c'era il nostro video, ti ricordi? Non ce l'avevamo messo. No, ci abbiamo messo. No, non ce l'avevamo messo. Ma scusate, questo due domande che pongo io. Sarebbe l'hot bed, lo chiamano, hot bed? Allora, hot bed non lo so se si intende il letto caldo, come letto caldo, invece è quello che si prepara per il semenzai. Non mi fare l'eco sotto. Suggerisco. Vuoi parlare? Parla tu, lo dice Filippo. Aiuto da fare. Io sto zitta, vai. Hot bed, spiega. No, è il letto caldo appunto che si fa con le tane. Dell'acqua, il compost scalda il letto, tipo il DeLonghi, no? No, no, è sempre lo stesso processo di fermentazione. Però in questo caso diciamo è una massa un po' più piccola che ha come finalità quella di tenere caldo un ambiente riparato dove stanno crescendo le piantine nel periodo in cui ancora fuori fa troppo freddo, e quindi questo calore permette anche la notte magari di non scendere sotto zero, così insomma. La domanda è però interessante, chiedono: quando il compost raggiunge così alte temperature l'acqua non si sterilizza? Allora, l'acqua sta dentro i tubi, quindi... Non è a contatto l'acqua. Cioè, l'acqua è dentro i tubi, così. Allora, la fermentazione è un processo di sterilizzazione di quella massa. Infatti, si dice, nel compost si può mettere più o meno, a volte c'hai dei patogeni in una pianta, dici, ma che faccio, li posso mettere nel compost, non mi porto dietro i patogeni. In realtà, quando tu fai un bel processo di fermentazione, vai a uccidere anche eventuali patogeni. Poi non è che il compost è sterilizzato, perché finito il processo caldo, poi entrano in azione tutti gli altri organismi che invece lavorano con il freddo. Il processo è molto più lungo, cioè su una fase termica e una fase invece fredda. Non sapevo. Fino a questo che si poteva scaldare col compost, non lo sapevo. Qui introduciamo un grande tema, siete pronti amici e amiche? Buonasera a tutti. Si è parlato del metodo, allora io qui fino a un anno fa lo chiamavo Fukoka, poi grazie al nostro amico Kutulan. Esatto, Kutulan.
plan, ho scoperto che si chiama Fukuoka, quindi già qui un apprendimento di Bernardo. È bocciato subito proprio. No, io boccerei tu Filippo, che sei te. Perché? Ho pronunciato male? No, no, va benissimo. No, io con lui. Voi che cosa ne pensate del metodo? Innanzitutto, vabbè, che cos'è per chi non lo sapesse? Voi cosa ne pensate di questo metodo? Allora, guarda, noi siamo... Allora, Fukuoka è il padre di tutte queste teorie. Veramente un punto di partenza importante per le persone che si interessano a un approccio all'agricoltura diverso, naturale, sostenibile. Quindi la lettura di La rivoluzione del filo di paglia è una lettura quasi imprescindibile. Anche io sono passata da lì, è stata una delle primissime cose che ho letto, è fondamentale. E Fukuoka, poi vabbè, è stato per esempio il metodo Fukuoka, è stato poi trasformato in Europa da Emilia Haselip nel metodo dell'orto sinergico, però ci sono tante differenze. Invece c'è Cutluan che in Italia ci sta dimostrando, andando tra l'altro in giro in tanti luoghi, quindi proprio diffondendo e facendo, portando la pratica da tanti altri posti, quindi adesso abbiamo tanti diciamo orti con l'agricoltura naturale, ci fa vedere che anche da noi, perché essendo nato in Giappone le differenze climatiche ci facciamo un po' pensare che ci fossero troppe differenze, invece anche da noi viene applicato. Ed è un metodo ancora ben invasivo per il suolo, in quanto non ci sono lavorazioni da fare. Si lavora con sempre sotto copertura, diciamo così, c'è sempre qualcosa che cresce nella terra. Cutluan ci ha insegnato che il sovescio è molto importante in questa tecnica, quando arrivi magari in un territorio nuovo, se riesci subito a fare un buon sovescio, poi il sovescio diventa direttamente la pacciamatura che ti serve, quindi alla fine entro poco tempo non hai neppure bisogno di portare fieno o paglia da fuori, perché la pacciamatura, no? La copertura è importante. E quindi no, mi piace tantissimo quello che sta facendo Cutluan, magari noi siamo stati a trovarlo, magari una volta verrà a trovarci noi, lui da noi. Noi anche quel tipo di sperimentazione ancora non siamo riusciti bene a farla, perché è semplice, però insomma devi farla nel momento giusto, perché devi seminare. Siccome semini all'aperto non interri semi, lo devi fare proprio nel momento in cui sta piovendo e quindi i semi germoglieranno subito, altrimenti arriveranno tutti gli uccellini e si porteranno via tutto. So, ci sono un po' di comunque difficoltà. Quest'anno abbiamo preso il sovescio che consiglia e lui consiglia con la RAN, questa rete dell'agricoltura naturale. Abbiamo preso i semi di sovescio misto che lui consiglia più il favino e quindi no, poi siamo andati a trovarlo anche, siamo bello, stati molto bene. Io però a Fede ci vedo a lanciare le palline di... A me? No, io... No, più la brava lei a lanciare. No, le palline... Allora, le palline, lo sai cosa? Ci vuole una bella squadra di... addosso, ammettilo. Quando hai una pallina sulla testa. Allora, siccome di palline ce ne vogliono tante, non è che ne fai 3, 5, 10, 15, 20. Ne devi fare proprio tante. Quindi ci vuole una bella squadra di lavoro. Quindi adesso magari lanciamo l'appello per il prossimo autunno, venite a fare palline d'argilla. L'Olimpiadi potremmo fare, l'Olimpiadi di Fukuoka. Tipo chi il lancio delle palline d'argilla, ragazzi. Esatto, chi bendato, cioè varie modalità. Questo potrebbe essere... Doniamo queste idee al mondo, io direi. Diamo un senso al terreno nuovo, facciamo lì il campo dove tiriamo queste palline. Esatto. Tipo lancio il giallotto. Fabrizio pone una domanda molto tecnica, però molto interessante, perché dice: prima di iniziare un progetto di coltivazione, oltre al periodo di osservazione che abbiamo detto all'inizio, è consigliabile fare un'analisi del terreno per capire cosa coltivare? Sì, l'analisi del terreno ci vuole per tante ragioni, proprio di base per capire anche a che livello è la fertilità della terra, poi ogni terreno ha caratteristiche diverse, però proprio vedere... Cioè già solo guardandolo e vedendo quanta erba ci cresce sopra, quanti e quali erbe ci crescono sopra, si possono vedere tante cose. Poi si va a vedere la struttura, si va a vedere quante radici ci sono, come si muovono le radici, se c'è porosità o c'è compattazione. Insomma, ci sono tante cose da vedere. Poi si può andare anche un po' più a fondo con un laboratorio di analisi, perché no? E vedi magari quali sono i componenti che hai di più, di meno, insomma, cioè, ci sono tanti livelli di osservazione del suolo, ma conviene fare. C'è uno strumento molto preciso che si può usare, che è il ditometro. Per mettere il dito, no, scherzo. No, ci sono dei sistemi, anche dei sistemi empirici, no, però lo diciamo noi di toccarlo, di sentire appunto la consistenza.
E poi ci sono delle tecniche empiriche, cioè abbastanza semplici, come la prova del barattolo e la prova dell'acqua ossigenata, che abbiamo fatto vedere qualche volta nei nostri video. Vai, spiegalo tu, sennò poi ti arrabbi. No, adesso l'hai detto, lo spieghi tu, voglio sentire come lo spieghi. Si prende un campione di terreno e si mette in un barattolo con dell'acqua, adesso le percentuali non mi ricordo esattamente, mi sembra 2/3 terreno, 1/3 acqua. No, questo non c'entra. Vabbè, non lo dico. E poi dopo praticamente si lascia sedimentare, si lascia lì per qualche minuto, anche mezz'ora. Devi far sciogliere bene la terra. Fai sciogliere bene la terra. La shaker in modo che la terra si disgreghi. No, è che se dici le cose sbagliate si disgreghi bene. Bene, a quel punto poi la terra mano a mano avrai del fango, della terra, dell'acqua molto sporca, piano piano invece si sedimenterà. Aspetta. Tutto fino a che avrai un livello di acqua completamente trasparente. Filippo, perché mi scusa cose? Non posso. No, vedo, cerco la foto dello schermo, io lo vedo sì, lo vedi che cerco la foto. Dove fa la regia? È proprio più forte Dove te la mando la foto? Nella su WhatsApp? Sì, ok, sì. Aspetta, te la mando allora, al volo. Allora, io aspetto che mi mandate la foto e poi continuo a spiegare. No, perché è interessante. Sì, ok, dai. Forse interessa anche alle persone. No, fai vedere. Tanto tu parla, intrattieni. Certo, io mentre tu mi fai di tutto davanti, io intrattengo. Eccola, arriva, Eccola. Molto interessante. Allora, no, interessante, veramente. Allora, dai, è arrivata a Bernardo l'immagine, adesso sì. La mostriamo. Bella, ma questa è bella, aspetta. A capire subito di che si tratta. Dai. Questo si chiama metodo... del barattolo. Metodo del barattolo. Perché metti in un barattolo totalmente trasparente, terra e acqua, e la terra poi si va a sedimentare, ma distribuendosi in base alla granulometria, quindi alla dimensione delle sue particelle minerali. Guardate qua, tac, eccola qua. Fabrizio. Ah, già, è vero. Allora, siccome diciamo in grandi linee si dice che c'è tanto questa immagine è sbagliata, c'è la sabbia sopra, allora, è sbagliata, è quella sbagliata. Allora, allora, la sabbia è quella che sta più in basso, gli ho mandato l'immagine sbagliata. Ora io non faccio apposta a dirtele male, però hai mandato immagini. Vabbè, dai, però si vedono gli strati. La sabbia sta sotto perché ha la granulometria più grande, quindi le cose più pesanti sappiamo, no? Se lo fai, va sotto. Il limo se ne sarà a metà e l'argilla, che sono le particelle più piccoline, più sottili, se ne saranno in superficie. Quindi a quel punto tu prendi quanto è alto. No, questa è corretta, però il file si chiama corretto prova del barattolo, quindi è corretta. Però è sbagliato. Questa sabbia sopra. Scusa Filippo, io sto spiegando. Se mi devi fare così le azioni di disturbo fino a questo il disturbatore. Fabrizio, dimmi se non hai capito, però capisci anche meno. Allora, quindi a quel punto tu prendi, cioè non servono dei numeri assoluti, tu misuri quanto è l'acqua che si è sedimentata, la terra che si è sedimentata, quindi fai l'altezza totale, fai 100 e dopo vedi quanto sono alti e quanto sono spesse le varie stratigrafie. A quel punto riesci a capire la percentuale di ciascuna di queste componenti. Esiste una piramide, un disegno che si trova in tanti libri su internet, tantissimi, che ti dice in base a queste percentuali, ti dici che tipo di suolo hai. Si chiama la tessitura, no, del terreno. Sì, bravo Fili, vai apro il bosco del Gigi a 2. Allora, quindi abbiamo detto 9 marzo, ve lo chiedono, erbe spontanee, giusto, da voi? Sì, con Guatechi, che è nostra, una ragazza bravissima, super anteprima, non l'abbiamo ancora annunciato, niente, onorato. Poi abbiamo quindi nuovo progetto, quindi video, diciamo, più sul e invece io cosa altro che bolle in pentola? Una vacanza breve. Però. Dove? è vero, questo lo possiamo, no, andiamo qualche giorno in vacanza, sì. Non possiamo dire dove, ci mancherebbe, però questo mi sembra una cosa importante comunque. Se diamo allora, possiamo dare anche adesso c'è dell'imbarazzo. No. Allora, diciamo che questa vacanza, brevissima vacanza, è organizzata in occasione del nostro anniversario di matrimonio. Beh, ok. Aspetta, scusa. Quindi, se lui continua così, non so quanto andiamo avanti. Per questo andiamo in vacanza.
No, vabbè, ci prendiamo qualche giorno di stacco, adesso però, cioè, ci faremo abbastanza un mazzo così per cercare di fare più video e cercare di... Però lo sai com'è, no? Iniziamo a lavorare. Comunque andiamo in treno, che stiamo sperimentando da questa estate scorsa, il treno proprio come mezzo di trasporto. Viaggio lento, sì. E anche per viaggi, insomma, abbastanza lunghi, no? Magari... alla quest'estate l'abbiamo fatto proprio bello lungo in tutta, abbiamo girato un bel pezzo di Europa con il treno. Okay. E alla fine è bellissimo. Come siete trovati? Ci siamo trovati molto bene e lo troviamo anche meno stressante dell'aereo. E alla fine non è che tutto questo tempo in più ci vuole, nel senso ci vogliono più ore, ma tu in aeroporto ci devi arrivare, devi fare la fila, devi fare il check-in. È più facile. Quindi se non devi andare dall'altra parte, diciamo, dell'Atlantico, va bene anche. L'unico momento di notturno o viaggiate dopo di giorno? Di giorno, sì, di giorno. Di giorno, così vedi anche i paesaggi. Fai i paesaggi. L'unico momento critico è stato quando ci siamo resi conto che in Germania c'erano due alle e stavamo andando a quello opposto rispetto a quello che era previsto. Stando all'opposto. Però poi abbiamo risolto. Allora, la bellezza del viaggio è l'improvvisazione, cogliere il senso, giusto? Va bene, va bene. Ah, tra l'altro, attenzione che io, ragazzi... Fuori tema, Filippo, direi. Vi dono una... Per questo, gli eremiti... Ci vogliono. Quando venite a trovare noi, dove siete? Esatto, loro sono fortissimi. Se avete visto il video, loro sono due, lo semplifico. Ragazzi abitavano a Milano, città, adesso vivono in un cucuzzolo amici, però bellissimo. Allora scrivetecelo, eremitici, dove due state? Due ore, fili, un'ora di camminata, così... Devi mettere scarpe di ginnastica e attrezzatura slow, perché io ho faticato, cioè io, posto bellissimo... Sono dei ragazzi creativi, sono dei geni del... Io mi sto allenando anche per le camminate, quindi... io sto allenando le camminate perché così si raggiungono meglio questi luoghi, quindi vengo, eremitici, fateci sapere dove siete che vengo io, Filippo, no? Io, amici e amiche, non vedo ulteriori domande, aspettiamo magari se appare qualcuno, altrimenti io suggerisco sempre dove vi possiamo seguire, diteci tutti i vostri canali. Abbiamo il canale YouTube, che diciamo è quello che curiamo di più, poi c'è anche la newsletter che potete scrivere sul sito, e varie guide gratuite che potete scaricare sul suolo, appunto ci hanno fatto tante domande sul compost, cioè abbiamo una guida su come rigenerare il suolo, guida sul compost, le potete scaricare sul sito Bosco di Giggia. Poi siamo su Instagram, Facebook e poi su TikTok siamo come Tribù dell'Orto insieme ad altri amici Orto da Coltivare e Gianmarco Mavelli. Telegram, Abbiamo anche un canale Telegram e gruppo dove, diciamo, ci si scambia consigli. Trovate tutto sul sito. Mannaggia, ragazzi, voi c'avete tanta roba. Tantissima roba. E invece sentite, libri, film da suggerire per approfondire, documentari, qualcosa... Sì, allora, tanto c'è il libro Il Cura della Terra, autopromozione. Allora, nel 2023 è uscito questo libro del Bosco di Giggia, abbiamo fatto una marea di presentazioni, è stato bellissimo, guarda, più bello andare in giro a conoscere le persone che scrivere il libro. Tra l'altro saremo anche nel 2024, ci hanno invitato qualcuno, quindi ci muoveremo un po' anche l'anno prossimo. È un bellissimo, diciamo, scusa per incontrare le persone. Dopodiché io di libri, guarda, adesso ti faccio vedere quello che ho qua, ma quindi non è che è obbligatorio, però c'ho questo. Ho scritto qualche libro tu? Io l'ho scritto anni fa, ma su altri temi, quindi allora non li vogliamo sapere. No, è vero, lui ha scritto dei vari libri. Allora, questo è Permacultura, manuale di progettazione di Bill Mollison. Non è obbligatorio partire da qui, perché guardate quanto è alto. Però insomma, cioè, per dire che la permacultura c'è tantissimo da imparare, è bellissimo. Poi sul vostro canale YouTube c'è veramente il mondo, c'è le playlist, mi ricordo. Proprio che spiegavano, no, dall'ABC della permacultura, cose magari ancora più, diciamo... Sì, sui libri si può dire che c'è anche che esce il 16 gennaio il libro di potatura, si chiama Potatura Facile, che fa Pietro Isolan, insieme a Matteo Cireda, l'hanno fatto insieme, ed è veramente un super manuale per chi vuole prendersi cura degli alberi da frutto e potare in modo corretto. Bene. Quindi questo sicuramente consigliato. Poi sul sito comunque abbiamo un sacco di libri consigliati, anche sotto agli articoli c'è sempre, a seconda dell'articolo consigliamo i libri che comunque poi lei veramente è una collezionista, cioè
di libri su scuola, ma è utile perché... Sì, è una cosa, una riformazione, ma li studio di continuo, perché poi mi ricordo che in un libro c'era una cosa, li vado a ricercare quando, quando devo fare, diciamo, devo fare... un video, un articolo video, così, mi riguardo 10 testi per... Senti, è arrivata una domanda di Lisa. Infatti, se... esatto, ti stavo dicendo, ma nel compost i famosi lombrichi stanno solo a superficie o vanno anche sotto? Ok, allora dipende che compost stai facendo. Allora, se si fa il compost e lo si fa appoggiandosi a terra, quindi siamo nel campo, semplicemente delimitiamo un'area e mettiamo i nostri scarti organici, succede che c'è una prima fase di riscaldamento, quella di cui dicevamo prima, no? Questa fase termofila in cui ci sono i microrganismi termofili che si attivano. Dopodiché, quando il compost si raffredda, ha già un primo livello di decomposizione, in genere da sotto arrivano da soli i lombrichi e quindi te li trovi magari più in basso, poi salgono mano a mano. Però se fai per esempio un lombricompost, si lavora invece al contrario, nel lombricompost magari si procura del letame che ha già, anche in quel caso, già fatto la fase termofila, però ancora a fine di decomporre, e nel letto dove stanno tutti i lombrichi si aggiunge ogni settimana del cibo per loro. Quindi in quel caso i lombrichi mano a mano salgono e sotto hai il compost pronto. Quindi quando poi vuoi bagliare quel compost, sposti i lombrichi gentilmente, li inviti da qualche altra parte. Sì, andate all'altra parte. Quando si riscalda si spostano da soli, per questo bisogna lasciare anche dei buchi sia sotto che laterali in modo tale che dai lo spazio ai lombrichi di scappare. Sì, non puoi mettere, diciamo, i lombrichi in un mix appena fatto che ancora deve affrontare la fase calda, perché senza una via di fuga per loro. Se no poi vedi l'ombrichi. Io non vedo altre preguntas per grazie, però grazie tutte le persone che ci hanno fatto le domande. Amici, amiche, mi raccomando, andate a seguire gli amici del Bosco di Ogigia, perché ognuno con un racconto diverso stiamo tutti alimentando, insomma, un qualcosa di bello. Per cui, tra l'altro, Bernardo, c'è da dire che tu qualche settimana fa sei stato ospite al nostro canale YouTube e quella se la possono andare a vedere. Poi noi domani parleremo di come coltivare i funghi in diretta giovedì. Sì. Interessante. Guarda, ma... Però ci sono due modi, perché per esempio a Panta utilizzano i come si chiamano? I tronchi. Bravo. Voi come sull'orto o su... Lo facciamo insieme a un esperto appunto di coltivatore funghi. Allora, ci farà... noi non l'abbiamo ancora avviata, infatti cerchiamo qualcuno che ci dia una mano, perché sono tante cose da seguire. Ci sono vari metodi, un po' li ho studiati. Per esempio devi prendere un legno, diciamo, appena tagliato, che non sia stato ancora... come si dice, colonizzato da varietà di funghi, in modo che tu metti le spore dei funghi che puoi far crescere in quel legno poi crescono i funghi che tu hai deciso, altrimenti spontaneamente in breve tempo arrivano altri funghi che si trovano, le cui spore sono nell'aria. Comunque il tema dei funghi ci tengo tantissimo e spero che diventi, diciamo, un filone di approfondimento, perché si sta valorizzando finalmente questo regno, perché è proprio un regno diverso da quello vegetale e da quello animale. I funghi sono proprio una tessitura della vita. Quando abbiamo parlato del suolo, prima abbiamo parlato di microrganismi, ma non abbiamo parlato dei funghi, che sono loro veramente quelli che danno struttura, e in più hanno tantissime proprietà per noi. Quindi proprio è una frontiera della salute, quella della conoscenza dei funghi. Noi, io e Filippo, già da un po' abbiamo avuto un medico, il dottor Marotta ci ha consigliato ha dato un colpetto di tosse. Se abbiamo qualche sintomo strano, prendiamo subito... Le ho mandato le foto. Madonna. Sbagliato, ovviamente. Così. Mannaggia, eccoli. Ma chiedono intanto, Tommaso, andate a prendere i funghi, di quanti metri è il vostro nuovo terreno? È un pochino meno di 6.000 metri, poi questi 6.000 metri includono anche una strada, così comunque un 5.000, cioè un mezzo ettaro, diciamo, di coltivabile circa, mezzo ettaro, diciamo. Quindi questa domanda, intanto io carico le foto perché qui abbiamo tutto pronto. È giusto mettere una collezione di funghi nel bosco, quel legno viene attaccato al fuoco. Allora, adesso parleremo domani. Questo non lo so esattamente, però quello che ti dicevo, se la pianta non è
cioè comunque i funghi, la coltivazione dei funghi la devi fare in una zona fresca e umida tendenzialmente, quindi magari va bene anche, cioè deve essere comunque una zona riparata, quindi non molto diversa da un bosco, quindi è che altro è devi essere tempestivo nel inserire le spore dei funghi che ti interessano nella pianta, perché poi vanno velocemente una volta che hanno occupato quei funghi, hanno occupato lo spazio, non ci saranno altri. Sono arrivate tutte adesso le domande. Dai, veloce. Pam, 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 pum. Questa sulla sparaggiaia gli puoi rispondere. Possiamo fare una sparaggia in un cassone? No, perché vanno molto a fondo. Cioè, questa, alta, guarda, non l'ho mai visto fare nel cassone, non l'ho fatto in un cassone. È la prima, Lisa, sperimenta. Perché il cassone tendenzialmente... Allora, probabilmente si può fare anche questo, sicuramente si può fare, perché poi dipende dalla dimensione del cassone, si può fare tutto. Però essendo una coltura, gli asparagi, che dura tanto tempo, cioè una volta che hai creato la tua asparagiaia, veramente dura 10 anni, ma insomma se la tieni bene forse anche 20, se sei fortunato, non entrano patogeni così. Quindi magari un cassone poi diventa, diciamo, si esaurisce il contenuto prima e quindi lo devi rinnovare di più, però magari se metti un po' di zampe in un bel cassone ricco sicuramente partono, penso di sì, non l'ho mai fatto. In un mondo c'è un altro, vorrei comprare un biotrituratore elettrico. Biotrituratore elettrico noi ce l'abbiamo, ci ritroviamo abbastanza bene. Più economico di quelli a motore a scoppio, che esperienza avete però voi? Però non taglia tantissimo. Allora, Filippo ha detto la sua, vuoi continuare tu? Posso parlare io? Già, perché se parliamo uno sopra l'altro. Allora, elettrico noi ce l'abbiamo per esempio, ma non abbiamo abbastanza potenza elettrica nell'orto, quindi ci troviamo in alcuni casi a dover trasportare le cose da biotriturare nel garage di casa, insomma, quindi può essere una scomodità. Probabilmente quelli elettrici, ci saranno anche delle eccezioni diverse, insomma, quelli elettrici tendenzialmente sono un pochino meno forti, il motore a scoppio è più forte, dipende, cioè quello con il motore lo puoi trasportare dove vuoi, quindi vai direttamente dove hai tagliato le piante da biotriturare, nell'altro caso sei un po' più vincolato. Poi ci sono anche, credo, quelli a batteria, e quindi la potenza devi valutare in base a quello che ti serve, insomma, qual è il diametro del legno che ti serve. Arrivata anche una delle domande che fanno più di frequente sulla pacciamatura e le foglie. Ci sono controindicazioni sulla pacciamatura con foglie con foglie meno adatte di altre? Posso usare le foglie di quercia? Allora, se vuoi rispondere tu, no, questa la sai. No, allora dunque, sì, ci sono delle piante che hanno proprio, che si impegnano a evitare che crescano troppe cose intorno a loro, tipo il noce, questo è uno delle caratteristiche. Ma anche il pino, se andate in una pineta sotto non trovate più la biodiversità che c'è magari sotto un altro tipo di bosco. E quindi ci sono sicuramente foglie che sono meno adatte di altre, però nel giusto mix funziona un po' tutto, cioè anche gli aghi di pino, se li metti nella compostiera insieme a altre cose, alla fine magari danno il loro buon contributo. Se devi fare proprio la pacciamatura è meglio non farla quasi mai di un solo tipo di foglie, più riesci a differenziare e meglio è. Sul noce, per esempio, insomma, stare attenti. Sì. Lisa si dice che ci prova, quindi poi ci farà sapere. Guido ci comunica che è una prolunga di 60 metri, quindi... Ah, ok, vabbè, a posto. Vai col biotrituratore elettrico. Vai, così non devi avere carburanti, è molto più semplice. Okay. Amici, io e amiche, io siamo. Direi che siamo tutti, per cui io ringrazio a tutte le partecipanti, ringrazio anche Filippo e Francesca per il tempo, andate tutti a seguire perché sono veramente una cosa veramente bella, quindi io direi buonanotte. Grazie, ciao, ci vediamo presto, ciao Bernardo, ben ci a trovare, ciao.